Buonasera a tutti, benvenuti in questo auditorium dove diamo inizio alla quarta edizione della rassegna Scienza Ultima Frontiera. Una rassegna di divulgazione scientifica che l'amministrazione comunale di Brugherio ha voluto confermare anche per quest'anno. Un'antica prova per sapere se uno aveva una buona vista era guardare il carro maggiore e scoprire quale delle sette stelle in realtà è una stella doppia. Cioè ce n'è una piccolina vicino. Allora, chi riusciva a vederlo aveva una buona vista, quindi c'erano queste gare, queste sfide. Io vi consiglio di non sfidarlo in questa gara, perché lui ha visto lontano più di 13 miliardi di anni luce. Lo ripeto, forse non avete capito, più di 13 miliardi di anni luce. È andato a vedere quindi com'era l'universo da giovane, forse da adolescente. Ha visto cose che noi umani non possiamo neanche immaginarci. Ora, proprio a lui voglio chiedere: ma questo universo che noi pensiamo che sia la regolarità, un'ora l'abbiamo chiamato cosmo, ordine, ma lui che ha visto così lontano, ci può dire se è davvero così o se l'universo invece è un posto difficile, complicato, caotico, pieno di pericoli? Raggi gamma, esplosioni, fusioni, e forse noi siamo qua un po' precari in una piccola isoletta che non sappiamo quanto ancora durerà. Gli chiediamo di farci fare un viaggio e farci vedere anche noi così lontano. Lo ringrazio e gli do la parola. Adriano Fontana. Grazie mille. Per innanzitutto buonasera a tutti, davvero sono sorpreso e commosso di vedere tanta gente che il venerdì sera, invece di stare comodamente a casa, è venuta a sentirmi. Mi avete messo in una situazione difficilissima perché mi avete confrontato con Nanni prima, con Paola dopo, sono spacciato praticamente. È giusto che non parta? Nelle prove funzionava tutto, come Ma è sempre sempre, così. ovviamente. Reinseriamo. Allora, mi veniva in mente venendo qua, che è la prima volta che mi capita di iniziare una conferenza dicendo che mi dispiace essere qui, nel senso che mi dispiace davvero essere qui io e al posto di Paola, non so, ma in generale sentire Paola, infatti non sapendo che mi facevate lo scherzo di collegarvi con Paola, avevo messo almeno una sua foto per vedere cosa avete perso almeno in parte. La ragione vera per cui mi dispiace è che Paola, secondo me, è un ottimo esempio di una cosa di cui dobbiamo andare fieri, cioè del fatto che ci sono giovani ricercatori e soprattutto giovani ricercatrici che fanno un lavoro straordinario, che sono già inserite non solo nella letteratura internazionale ad altissimo livello, ma anche in cose, diciamo, pubbliche, in liste pubbliche diciamo, che raccolgono l'eccellenza della scienza italiana e nel mondo. Quindi è qualcosa di cui, in un'epoca in cui si parla delle difficoltà che il nostro paese ha, e i giovani in particolare, secondo me sarebbe stato bello vedere una testimonianza vera di cosa si può fare nel nostro paese. Va bene, sarà per la prossima volta, quindi la prossima volta non vengo. Detto questo, il tema di questa sera è veramente intrigante, è davvero interessante, ci sarebbero tanti modi diversi di affrontarlo. Prima di tutto, cominciamo a fatemi dire da dove nasce questo problema. Nasce questo problema, diciamo, è antico, non siamo più abituati, vediamo nelle città con la luce artificiale e non siamo abituati a guardare il cielo, ma questa è una foto scattata con una macchina fotografica da un deserto, quindi una zona brillante. È una zona dove il cielo è oscuro e quello che si vede è la volta stellata, in questo caso piena della Via Lattea, come si osserva in piena estate. Quindi è chiaro che, diciamo, davanti allo spettacolo del cielo, infinite domande sono sorte sin dall'alba dei tempi. E il tema di stasera, cioè la differenza fra il caos e l'ordine, ci dà modo di affrontarla in diverse maniere. Che cosa abbiamo in mente noi quando parliamo di caos e ordine? Abbiamo in mente quello che le nostre madri per tanti anni ci hanno detto: questa è la differenza fra caos e ordine, va bene? Quindi,
evidentemente passiamo da una situazione appunto ordinata a una situazione disordinata. Ora, cosa c'entra questo con la scienza, cosa c'entra con l'astronomia? Ci sono, prima di iniziare a vedere un po' di cose, volevo darvi due chiavi di lettura, va bene? La prima è la seguente. È una cosa che si basa, oggi cercherò di andare semplice, non vi fate spaventare dalle parole, ma qui c'è bisogno di usare un parolone, che il parolone è il principio della termodinamica, è il secondo principio della termodinamica. Per principio vuol dire che è una cosa che non si può discutere, è un fondamento, è una cosa sicuramente vera, che regola tutto quello che vediamo nell'universo. E questo secondo principio della termodinamica introduce una quantità che in termini fisico si chiama entropia, che è proprio un modo di misurare il disordine, va bene? In un sistema fisico, potete immaginarlo, dopo vedremo un paio di esempi, possiamo misurare in certe maniere il disordine. Allora, che cosa dice questo principio? Dice una cosa molto semplice, dice che ogni sistema fisico, e quindi anche tutto l'universo intero, immaginate tutto l'universo, tende naturalmente verso stati, diciamo, di entropia maggiore, cioè verso stati sempre più disordinati. Non c'è modo di tornare indietro, non c'è modo di, guardando tutto l'universo insieme, di tornare a situazioni di ordine maggiore, va bene? E questo meccanismo, purtroppo questo non lo posso spiegare molto, ma questo meccanismo dà anche una direzione al tempo. Fatemi fare un esempio. In questo filmato molto semplice vedete un caso in cui avete due fluidi colorati, uno rosso e uno blu, che ovviamente se li versate in due posti diversi, li lasciate mischiare, dopo un po' diventano viola, inevitabilmente. Va bene? Quindi siamo passati da una situazione ordinata in cui ho due cose, una rossa e una blu separate, alla cosa in cui si mischiano, evidentemente. Quindi è una situazione più disordinata. Potrei tornare indietro, se io vi facessi vedere il filmato al contrario vi mettereste a ridere, no? Non ha senso che una cosa del genere torna indietro e si risepara, tantomeno che risale sopra, va bene? Quindi, sebbene, diciamo, questo mischiarsi sia dovuto a piccoli urti fra gli atomi al suo interno, che se voi vedeste i singoli atomi non sembrerebbe niente di strano né andare in un senso né nell'altro, la verità dietro, a meno di mettersi a togliere gli atomi uno a uno, non si può tornare indietro da una situazione disordinata a una situazione ordinata. Questo non vale solamente in questo caso, ma vale in termini fisici, cioè il che dice questo. Ok? Punto. Allora, cosa vuol dire camera in disordine, ma non ha mai avuto grande successo? Allora, la traccia, cioè il messaggio che vi voglio dare, no? Potete addormentarvi senza aver perso molto, che cos'è? Beh, che la transizione e che la seconda cosa è che l'aumento del caos porta con sé una perdita di informazione. Cioè, cosa vuol dire? Quando io passo da qui a qui, come faccio a dire come erano organizzati questi vestiti prima? Lo sapeva mia mamma, ma per voi non lo potete dire da questo. Se pensate al filmato di prima, io no, ormai era tutta una roba viola, non posso dire dove stava la parte blu e la parte rossa. Okay? Ho perso informazione, il caos ha cancellato almeno una parte dell'informazione che avevo prima. Okay? Ricordatevelo questi concetti, li vedremo poi applicati alla storia di tutto l'universo. Il secondo, diciamo, leitmotiv, la seconda traccia che vi voglio dire, che vi voglio dare, è descritta benissimo da un film molto bello, secondo me, che è Forrest Gump. Molti di voi l'avranno letto, vi ricordate la storia di questo personaggio molto ingenuo che ha una vita rocambolesca e alla fine della sua vita, in cui gli succede di tutti i colori, si trova con un figlio, gli muore la donna che gli ha dato il figlio, sulla tomba, dopo tante avventure, sulla tomba della donna, che gli ha della sua compagna, insomma, gli dice questa frase, proprio l'ultima scena, no? E dice, non so se chi l'ha visto, se mamma aveva ragione o se ce l'ha il tenente Dan, non lo so. Quindi no, chi anche non l'ha visto ha avuto una vita molto rocambolesca e anche piena di episodi casuali. Allora dice, se abbiamo, non lo so, non so se abbiamo ognuno il suo destino, cioè se siamo destinati, le cose capitano perché c'è un motivo, oppure se siamo trasportati in giro per caso come da una brezza. Chi l'ha visto il film si vede il vento che muove le foglie, eccetera. No, vedete, sono le due cose. Quante volte nella vita ci è capitato di chiederlo? Se c'è una ragione per cui ci succedono le cose o se è solo per caso. Sono entrato in un'aula universitaria, mi sono messo a studiare, magari lì ho incontrato la donna che poi ho avuto per la vita. Se fossi entrato in un'altra aula non l'avrei fatto, no? Non l'avrei incontrata magari.
E lui conclude alla fine dicendo: io credo può darsi le due cose. Forse le due cose capitano nello stesso momento, cioè nel caos però c'è una qualche legge, una qualche regola che determina almeno in parte quello che ci succede. Ora, questa è la seconda traccia che vi voglio dare. Quindi quello che vedrete è che l'evoluzione dell'universo e di quello che contiene segue sia delle leggi di natura, quindi l'ordine in questo caso sono delle leggi, delle cose succedono perché c'è una legge, va bene, di qualche tipo, non si può fare in un'altra maniera. C'è anche una importante componente di caos, cioè di caso, di casualità, va bene? È un insieme delle due situazioni. Quindi tenete in mente questo, lo vedremo negli esempi dopo. Allora, questo concetto è stato chiarissimo sin dagli inizi. Fatemi fare, secondo me è interessante vedere come piano piano ci siamo arrivati a questo. Il nome caos e cosmos sin dall'inizio sono stati contrapposti, sin dal tempo greco, quindi il significato della parola caos è legato all'inizio, all'origine, quindi a una forma indeterminata. Io non so se in fondo leggete bene quello che c'è sotto, temo di no. Ma insomma, sin dall'inizio, diciamo, a una situazione iniziale di indeterminatezza, di confusione, di caos, no? Contrapposto a cosmos, cioè al cosmo, quindi all'universo, dove invece gli elementi avevano tutti quanti una loro precisione matematica. Come si sia passati, diciamo, a un universo regolare a partire da una situazione caotica, è stato sin dall'inizio, fin da quasi 3.000 anni fa, un problema affrontato dai primi filosofi e poi dai primi scienziati, è quello che noi chiamiamo cosmologia, cioè la domanda è: come caspita è nato tutto quello che alzando gli occhi vedo la notte? Com'è possibile che sia nato? Ora, come sapete, il cielo è immutabile, no? Le stelle sono sempre lì, anno dopo anno, hanno una straordinaria regolarità, quindi il cielo è sempre stato visto come il mondo della regolarità, della perfezione. Tant'è vero che voi sapete, nelle culture primitive, ma magari anche oggi, gli eventi straordinari in cielo incutono terrore, no? Un'eclisse scardina quello, no? l'ordine naturale delle cose, una stella che si accende e così via. Quindi sin dall'inizio le prime cosmologie, cioè le prime descrizioni di come è fatto l'universo, erano straordinariamente regolari. Cosa c'è di più perfetto di un cerchio, di una sfera? Nulla. Quindi per secoli gli astronomi hanno cercato di descrivere semplici, poi via via più complicate, pur di non abbandonare la sfera, hanno cominciato a mettere sfere su sfere su sfere su sfere, una annicchiata dentro l'altra, per cercare di descrivere come si muovevano le stelle. Perché? Perché all'origine, c'era al fondo il desiderio di descrivere in termini perfetti e immutabili una realtà che sembra non cambiare. Va bene? Alla nostra esperienza il cielo è immutabile. Come vedremo, questa è profondamente sbagliato, soltanto perché noi lo guardiamo per poco tempo, e questo lo vedremo fra poco, va bene? Quando è che questa cosa è definitivamente finita? È definitivamente finita, dopo tante discussioni, quando è arrivato questo signore che ha iniziato, ve lo ricordo, un italiano, che ha iniziato la fisica, la scienza moderna e l'astronomia moderna in particolare, il quale cosa fece? Galileo è stato il primo che ha sentito che in Olanda avevano inventato uno strano tubo con Perugina, con le lenti dalle due parti, col quale in Olanda guardavano le navi, no? I commercianti olandesi guardavano le navi quando arrivavano nel porto. E lui ha detto: sapete che c'è? Ci guardo le stelle. E quindi ha costruito un piccolo telescopietto e l'ha usato per vedere le stelle. Questo che vi faccio vedere non è una cosa moderna, ma certe volte è giusto tornare indietro, diciamo, alle radici. Questo è il libro che ha scritto Galileo, va bene, nel 1600, prima del 1620. Purtroppo ne ho trovato una, è scritto in latino, quindi non ho proprio idea di cosa ci sia scritto, ma i disegni sono molto belli. Per esempio questo è come funzionava: lui si metteva con l'occhio e disegnava quello che aveva visto con l'occhio, va bene. E questi sono i suoi disegni, non c'era mica una macchina fotografica. Cos'è? È Giove con le stelle, scusate, con le stelline che vede, sono i pianeti che girano intorno a Giove, no? Una volta le vede da una parte, una volta le vede dall'altra. Questi sono i disegni che lui ha fatto della superficie lunare, anche questo ha dimostrato che è un corpo celeste reale con monti e valli. Anche uno potrebbe fare, no, io non so bene, ma c'è chi fa intere conferenze sulla storia della Via Lattea nelle civiltà antiche, tutte le idee che sono nate e così via.
E siccome noi con gli occhi vediamo una cosa diffusa, appunto lattea, non si sapeva di che cosa fosse composta. E questo è il disegno che lui ha fatto. Ha disegnato che cosa? Delle stelle. Lui ha visto che questa luminosità bianca che noi vediamo diffusa in realtà è fatta di tante stelle molto deboli. E ne ho trovato di questo, non so bene perché, è bello leggere esattamente cosa dice. La prima cosa che dice è... con l'aiuto del telescopio, cioè lui è uno scienziato e dice io non mi sono svegliato la notte con un'idea, ma ho fatto un esperimento, quindi ho usato uno strumento, il telescopio. Con l'aiuto del telescopio che cosa ho fatto? Le dispute che hanno tormentato i filosofi, qui so che in sala ce ne sono, non me ne vogliate se Galileo se la prendeva un po' con i filosofi, le dispute che hanno tormentato i filosofi attraverso tutte queste epoche sono spazzate via tutto di un tratto dalla evidenza indubitabile degli occhi, cioè di quello che noi vediamo. Va bene? L'evidenza scientifica di quello che vediamo con gli occhi, con gli strumenti, è la nostra percezione della realtà. E che cosa abbiamo visto? Beh, abbiamo visto che la galassia, cioè la Via Lattea, non è altro che un insieme infinito di stelle. Allora, questo è esattamente quello che anche noi oggi scriviamo quando pubblichiamo un articolo, diciamo come l'abbiamo fatto e qual è il risultato. Galileo è uno scienziato e lo schema logico che usa è lo stesso. L'ultima frase è una frase in cui io vedo, almeno, forse mi sbaglio, l'emozione un po' però dell'uomo che la prima volta s'affaccia veramente nell'universo. E racconta quello che vede. Da qualunque parte voi dirigiate il telescopio, una vasta folla di stelle si presenta alla vista. Pensate, è la prima volta che lui, l'emozione di mettere l'occhio a piccolo telescopio che usava e di vedere un universo che si apriva davanti a lui. Il numero di queste stelle è assolutamente indeterminabile, quindi non è più il mondo piccolo della Terra, no, che girava intorno al Sole, oppure no, questi erano dettagli, ma si apre un universo letteralmente davanti agli occhi di Galileo. Allora si è cercato di esplorare, il che ha cominciato davvero a esplorare, anzi i primi che hanno cominciato a esplorare in questo senso l'universo sono questa coppia di fratelli, William e Caroline Herschel, i quali hanno cielo. Per inciso, visto che appunto qui non ci può essere Paola, la verità è che Herschel all'epoca diventò famoso per diverse scoperte scientifiche. Il contributo della sorella è stato rivalutato un po' in anni recenti, ma in questo senso probabilmente lei ha avuto un ruolo probabilmente importante come il fratello. Questo è il disegno che loro hanno fatto, ancora una volta un disegno a mano, condensando tante notti passate al telescopio. Ogni puntino secondo loro era più o meno una stella e al centro di questa roba c'era la Terra. Questo puntino un po' più grosso, tratto dal loro libro, questo disegno, è dove avevano messo la Terra. Quindi vi ricordate, sapete, c'è tutta la discussione se la Terra era al centro col Sole che le girava intorno o viceversa. Già Copernico e Galileo hanno dimostrato che la Terra gira intorno al Sole, ma almeno questo grafico, questo disegno, era assicurante. No, viviamo al centro, siamo al centro, siamo in un bel quartiere del centro, importante, non viviamo in periferia, va bene? In realtà, per una serie di ragioni adesso vi spiego, anche questa idea era sbagliata. L'immagine che noi abbiamo oggi della nostra Via Lattea è questa. Immaginate di prendere un'astronave, di uscire dalla Via Lattea e di guardarla da fuori, vedreste esattamente questa cosa. Vedete una zona centrale ricchissima di stelle, vedete tutte le cosiddette braccia spirali, vedete un oggetto, questo è un oggetto che gira, no, è una trottola che sta girando su se stessa. La posizione del Sole è molto fuori, vedete che il centro della galassia è qui, noi siamo invece abbastanza in periferia, va bene? Perché questo? Perché ci siamo accorti dopo che Herschel all'inizio e per un po' di secoli vedevano solo una piccola zona. Questa zona qui, tutto il centro della galassia, vedete che c'è questo braccio qua, vedete che è un po' rosso, questo rosso perché c'è della polvere, c'è tanta polvere, una zona polverosa che nasconde tutte le stelle, tutto il centro della galassia che sta qua dietro. Quindi col telescopio normale dei tempi di Herschel tutta questa zona era invisibile, quindi lui quello che vedeva era questa piccola zona qua, contava le stelline intorno al Sole e quindi è chiaro che sembrava stare al centro, ok? Quindi questa è l'immagine. Ora, quante stelle ci sono? Di che cosa è fatto? No? Era innumerevole, diceva Galileo. Bene, le stelle della nostra galassia sono circa 100 miliardi, circa 100 miliardi di stelle, molte delle quali più piccole del Sole, diffuse, come vedete, un po' dovunque. Tra l'altro,
Non è casuale probabilmente che noi siamo in una zona del genere, ci sono molti argomenti che fanno pensare che sia più facile sviluppare, diciamo, un pianeta dove cresca la vita in una zona di questo tipo, una zona intermedia. Il centro è un po' troppo turbolento, come vedremo presto, e all'esterno probabilmente mancano materiali pesanti con cui costruire pianeti ed esseri viventi. Quindi probabilmente è una zona in cui è più facile sviluppare specie, pianeti e specie viventi. Detto questo, a questo punto il dubbio che è venuto dopo è ancora una volta è venuto a un filosofo, no? Questo è Kant, l'incubo di tanti di noi al liceo, il quale pensò per la prima volta, postulò che cosa? Beh, come esiste la Via Lattea, ormai abbiamo capito che non contiamo niente, magari non solo non siamo al centro, ma ce ne sono anche tante altre come la Via Lattea, quelli che lui chiamò universi isole. Questa idea gli venne dal fatto che se voi usate un telescopio dell'epoca, oltre a vedere tante stelle come aveva visto Galileo, si vedono anche delle cose più confuse di questo tipo, che all'epoca venivano chiamate nebule, perché appunto sono nebulose, non si capiva cosa fossero. Allora, sono dentro la nostra galassia o sono fuori? Oggi noi sappiamo che cosa sono. In alcuni casi sono oggetti dentro la nostra galassia, fra le altre stelle, sono gas e magari il risultato di un'esplosione di stelle, ma in alcuni casi quelli che noi stiamo vedendo sono le sorelle della Via Lattea. Vedete come questa assomiglia alla Via Lattea che abbiamo visto prima? Questo è un altro insieme di stelle, cioè una galassia, fatta anche lei di un centinaio di miliardi, uno più uno meno, di stelle, che noi vediamo molto fuori la nostra Via Lattea. La discussione di cosa fossero queste cose strane, confuse, che vedevano nei telescopi è andata avanti per circa 150 anni, finché, che cosa è successo? Ancora una volta un altro famoso astronomo, cioè Edwin Hubble, usando per la prima volta il più grande telescopio appena costruito, che stava, diciamo, al famoso Monte Palomar, per intenderci, fu il primo, ancora una volta, come ha fatto Galileo, a tagliare la testa al toro. Ha dimostrato, in un articolo del 29, ha dimostrato che cosa? Che questo bellissimo oggetto che si vede in cielo, pensate che questo, osservato coi telescopi, questa immagine ha una dimensione qua di 6 volte la Luna, quindi è un oggetto enorme visto in cielo. In realtà noi a occhio nudo d'estate, molto basso sull'orizzonte, vediamo a malapena un pochino di bianco, diciamo, che viene qua. Però se lo osservate con un vero telescopio, osservate questo oggetto. Vedete che cos'è? È una spirale come quella della Via Lattea che vedevo prima, che noi vediamo di taglio, no? È un disco, un cappello da messicano, se lo volete immaginare così, che noi non vediamo da sopra, ma lo vediamo di taglio. Va bene? Vedete che anche qui ci sono le braccia spirali che girano in questa maniera. E Hubble fu il primo a fare cosa? A misurare la distanza, col suo telescopio si poteva fare, ha misurato la distanza di questo oggetto. Ha visto che era più di 10 volte la dimensione della galassia, quindi, chiaro, se io vedo una roba che sta a 100 km non può stare nella mia città. Quindi ha dimostrato ancora una volta, se volete, col meccanismo di Hubble, che esistono un'infinità di altre galassie. Questa è stata la prima. Noi oggi con i telescopi, potete andare su internet, trovate tantissime bellissime fotografie, vedete che c'è veramente un universo di oggetti fantastici, di tutte le forme. Vedete, questa è un tipico molto particolare di galassia a spirale, dove vedete ha soltanto due braccia così e un grosso, quella che noi chiamiamo una barra al centro. Ci sono altri oggetti, guardate questa che bella, questa è veramente invece ha tante braccia spirali e un nucleo centrale molto grande. Ci sono oggetti come questa che sembrano, vedete, in realtà tutta questa nebulosità è fatta di tante stelle. Queste probabilmente è un oggetto addirittura più grande della Via Lattea, contiene ancora più stelle della Via Lattea. La differenza è che mentre queste, come vedete, stanno girando, si vede molto chiaramente che hanno una rotazione, questo oggetto non ha una rotazione, è una specie di palla di gas confusa che sta piena di stelle. Ora, potrei passarci una serata a farvi vedere le ma vi addormentereste subito. Il punto qual è? Il punto è che ce ne sono un'infinità di tipi diversi. Va bene? C'è molta più varietà fra le galassie che non fra le persone che sono in sala. Va bene? Dove abbiamo altezze di tutti i tipi, colori diversi, capelli, non capelli e cose di questo tipo. Fra le galassie c'è una differenza ancora più grande. Le più piccole hanno
pochi milioni di stelle, le più grandi ne hanno centinaia di miliardi, quindi ci sono differenze di un fattore, no, 100.000, enormi. Ce ne sono alcune rosse e ce ne sono alcune blu, hanno forme diverse, quindi c'è una varietà molto più grande che non fra gli esseri umani, per intenderci. Allora, questo è un esempio di caos, è un esempio di una situazione caotica, dove, no, c'è una legge in tutto questo, no, sono venute ognuno come gli pare, noi non siamo, abbiamo tutti, o quasi, insomma, due braccia e cose del genere, non possiamo più di tanto variare. Invece in questo caso c'è una variabilità molto più grande. In realtà non è del tutto così. Se voi andate a cominciate a guardare meglio le cose, boh, non vi spaventate perché ho fatto un grafico, ma insomma, voi potete cominciare a fare delle misure, per esempio queste, immaginate di misurare tre cose, non so, quanto è luminosa, quanto è grande, quanto è concentrata o quanto gira su se stessa. Se fate un grafico di questa cosa, quello che vedete in linea di principio potrebbero prendere qualunque numero, ma invece non è vero. Gli oggetti vedete che non possono prendere qualunque numero voi volete, sono tutte, su questo insieme di misure che ho fatto, sono tutte condensate lì sopra. Che cosa vuol dire? Che non hanno la libertà assoluta di fare come vogliono. Ok? Come mia madre mi diceva, no, quando facevo disegno, che sei questa casa è un albergo? No. Allo stesso modo le galassie non possono comportarsi come vogliono, non possono venire come vogliono. Ci sono evidentemente delle leggi fondamentali che in qualche modo, nella loro differenza, le obbligano a essere, diciamo, a seguire almeno alcune regole, ok? Che noi vediamo come risultato, perché quando misuriamo le loro caratteristiche, vediamo delle ricorrenze, vediamo che seguono degli andamenti particolari. Ora, questo non ha risolto il problema della cosmologia, anzi l'ha fatto più vivo, perché uno si chiede, ma tutta questa situazione com'è nata? No? Ancora una volta la cosmologia moderna è nata da Hubble. Hubble ha fatto quella che probabilmente alcuni di voi hanno sentito, la legge di Hubble. Cosa vuol dire? Lui ha scoperto che, se voi ancora una volta prendete le nostre amiche galassie, quello che vedete è che più lontana è una galassia dalla Terra, più veloce è rispetto alla Terra. Questa è la velocità rispetto alla Terra, chilometri al secondo, e questa è la distanza. Va bene? Quindi più è lontana, più va veloce, più si allontana dalla Terra. Ok? Questo fatto è molto strano, è come se voi foste, non so, Piazza San Pietro, vedete la gente intorno a voi, quelli vicini si allontanano, quelli lontani stanno scappando. C'è qualcosa, no? Che cosa vuol dire? Che io sono al centro dell'universo, stanno scappando tutti da me. Va bene, ma ormai siamo sgamati, si dice a Roma, cioè abbiamo imparato che questo non funziona, siamo né al centro dell'universo né al centro del sistema solare e così via, no? Quindi ci deve essere un altro meccanismo sotto. Questo meccanismo qual è? È che tutto l'universo si sta espandendo. Fatemi provare a spiegare. Voi avete tanti oggetti fra di voi, per esempio tante galassie. Ora, se ognuna di queste si allontana dall'altra, dopo un po' di tempo la distanza fra di loro sarà aumentata. Allora, il primo, immaginate che io sto qui, vedo che questo si è allontanato di uno spazio, questo qui si è allontanato di uno spazio doppio, nello stesso tempo. Quindi vuol dire che questo va più veloce rispetto a me, perché l'ho visto nello stesso tempo due volte più lontano. Ma non è perché io sono in un posto speciale, perché tutta lo spazio fra le galassie che noi vediamo si sta allargando, tutto l'universo si sta espandendo. Questa, diciamo, ancora una volta, da dove l'ha trovata? L'ha trovata con una misura. Questo è il grafico originale di Hubble, vedete pochi punti, oggi ce l'abbiamo con tante galassie, ma è una cosa che noi misuriamo con i nostri telescopi, non è materia, diciamo, di discussione, perché è un dato di fatto che noi misuriamo. Quindi questo lui stesso all'epoca capì immediatamente che, diceva in questo articolo del 29, che la cosa importante è la possibilità che la relazione fra la distanza e la velocità, cioè questo buffo grafico qua, rappresentava appunto l'effetto de Sitter, che vuol dire appunto l'espansione dell'universo. Ed è la prima volta che dati numerici possono essere introdotti nella discussione, lui la chiama qui della curvatura dello spazio, ma in realtà è la cosmologia, come scrive qua.
È la prima volta che noi abbiamo una misura che ci dice qualcosa sull'universo in generale, ci dice che l'universo si sta espandendo. E sapete che questo è quello che popolarmente viene chiamato il Big Bang. Forse non sapete che il termine Big Bang però è stato dato da chi non poteva sopportare questa idea. Di per sé la legge di Hubble non implica quello che si chiama il modello di Big Bang, anzi per molti anni l'idea prevalente era quella cosiddetta universo stazionario. L'universo si espande ma ogni tanto qui e lì nasce un nuovo atomo da qualche parte. Il fatto è che basta che nasca un atomo ogni miliardo di anni, per un metro cubo, per sopportare, per spiegare quello che noi vediamo. Quindi non è una cosa, no, non è che tutti i momenti vediamo nuovi atomi che spuntano qua e là, è una cosa che è impossibile osservare con i nostri occhi. Piano piano ci si è reso conto che questo modello non funzionava e che invece la cosa, la spiegazione più razionale è il cosiddetto modello del Big Bang, che postula il fatto che tutto l'universo, tutta la materia che noi vediamo si sia creata all'inizio, diciamo, da una, quella che noi chiamiamo una singolarità iniziale, all'inizio dei tempi. Da allora l'universo si espande. È importante la differenza perché in questo modo noi abbiamo creato il tempo, cioè il tempo ha un'origine, cioè un istante zero in cui l'universo è nato. Il tempo e lo spazio sono finiti, non sono infiniti, e quindi che cosa vuol dire? Che l'universo cambia, cioè ha una storia. Tra l'altro, dicevo, il nome Big Bang, scusate non l'ho detto, il nome Big Bang è stato dato come scherno da quello che propone, più di tutti difendeva l'universo stazionario. Una sera in una cosa televisiva ha detto, sì, questa era inglese ma io lo dico la romana, si è fatto il grande botto, no, pensando di prendere in giro il modello, che invece questo nome ha attecchito e oggi viene da tutti, compreso da noi, usato per introdurre e spiegare questo fenomeno. Quindi oggi noi siamo in grado di veramente di mettere dei dati, dei meccanismi concreti, dei dati veri nella cosmologia. Questo è un cartone, diciamo così, un disegno che illustra quello che abbiamo capito, che c'è una zona iniziale, un periodo iniziale in cui l'universo è piccolissimo e densissimo, poi si espande e piano piano, questa è una all'inizio dei tempi, c'è un'epoca in cui l'universo, non ci sono stelle, galassie come noi le vediamo oggi, c'è solo un gas diffuso caldo, e piano piano si vanno formando le stelle, le prime stelle e poi le prime galassie. Ma sappiamo che quant'è questa età, sono quasi 14 miliardi di anni, quindi abbiamo messo dei numeri veri, provati diciamo con le osservazioni, nel contesto, nella spiegazione della cosmologia. Vediamo come questo è collegato col discorso di stasera, col caos e l'ordine. La spiegazione ci arriva da lontano. Questi due tizi, poco dopo la guerra, recuperarono questa antenna che veniva usata, un'antenna radio che veniva usata originariamente per captare trasmissioni radio militari, e cominciarono a guardare in cielo e cominciarono a scoprire, cercando di vedere se vedevano dei segnali radio da parte delle stelle, e cominciavano a vedere che dovunque puntavano sentivano altro che un rumore di fondo, no? E quindi passarono mesi a cercare di capire da dove era il problema. Si dice che addirittura si arrampicarono dentro per pulire le cacche dei piccioni che lasciavano, pensando che magari quelle facessero questo effetto. Alla fine si dovettero arrendere in realtà all'evidenza. Tanto per darvi un'idea, questo è qualcosa che nei vecchi televisori, vi ricordate che se non l'attaccavate all'antenna si vedeva il grigio, una parte del grigio, che del segnale di rumore che noi vedevamo sui televisori, veniva da questo che loro avevano trovato e col quale hanno vinto nel 78 il premio Nobel. E qual è la spiegazione di questo? Questo è lo stesso segnale osservato con un telescopio moderno. La spiegazione di questo segnale è che voi state vedendo, questo è un altro disegno che racconta la storia dell'universo da quando è nato, all'inizio era un gas caldo e poi nascono le stelle e le galassie. All'inizio dei tempi l'universo era pieno di questo gas caldo. Questo gas caldo, passato il tempo, la luce che era prodotta, hai presente un forno che fa? Un forno scalda, no? E quindi voi dal forno, se è molto caldo quello per fare la pizza, vedete la luce rossa che viene fuori. Se voi lo lasciate raffreddare, con gli occhi non la vedete più, però quella luce comunque la potete osservare più fredda con gli strumenti che noi vediamo. Quindi noi quello che stiamo vedendo è
in tutto l'universo la luce fossile che arriva dalle prime fasi dell'universo. Era la luce che permeava l'universo quando l'universo era molto giovane, e noi la riusciamo a vedere con questi buffi radiotelescopi. Quindi questa è una mappa di tutto l'universo, il risultato è una mappa di questo tipo, tutto l'universo com'era all'epoca del, diciamo, poco dopo il Big Bang. E quello che vedete in realtà non dà bene l'idea, perché all'epoca l'universo era veramente omogeneo, cioè era perfettamente omogeneo in una parte su centinaia di migliaia, va bene, una parte su 10 alla 5. Quindi quello che noi vediamo qui sono le piccolissime differenze fra le zone un po' più dense e un po' meno dense, però era un brodo veramente, se voi foste state lì avreste visto una cosa perfettamente omogenea. Questa era una situazione di massimo ordine, l'universo era piccolino, non potevano andare tanto a spasso tutti gli atomi che c'erano dentro, ed erano tutti uguali, tutti alla stessa temperatura, tutti lì buonini, quindi era una situazione di massimo ordine. Oggi l'universo non è così. Se noi guardate l'universo oggi, vedete questo. Questo è quello, è un filmato al calcolatore, però è un filmato fatto usando i dati veri dei telescopi. Allora vedete che già da qui si vede, adesso farò partire il filmato, vedrete che ci sono, diciamo, ci sono zone di vuoto e zone piene di galassie invece. Quando voi fate, immaginate di viaggiare con un'astronave attraverso queste zone, vedete che ci sono zone densissime dove ce ne sono tante, di tante forme, e poi ci sono delle zone vuote dove ce ne sono in realtà poche. Quindi è una situazione in cui il disordine è cresciuto tantissimo. Va bene, perché ho separato, cioè, ci sono zone dove ci sono tanti vestiti, zone dove i calzini non si vedono e così via. Va bene? Quindi è una situazione, vedete, ci sono zone più o meno dense, ci sono figure ogni tanto che compaiono. Quindi è una situazione in cui il disordine è aumentato di molto. Quindi questo è un esempio di quello che dicevo prima, cioè che in natura l'ordine diminuisce, cioè il disordine, il caos inevitabilmente aumenta nel tempo. Perché succede questo? Quest'altro filmato adesso ve lo spiega. Questo filmato che vedete è un filmato tratto da una simulazione al computer, non è un cartone animato, è un vero calcolo al computer. Voi immaginate che un supercomputer lavora per mesi per produrre questo tipo di simulazioni. Questo è l'universo poco dopo il Big Bang. Vedete che è abbastanza omogeneo, già si comincia a vedere qualche increspatura, qualche ondicina, però è sostanzialmente omogeneo. Quando faccio partire il tempo, quindi piano piano l'universo, quel numero in alto, diciamo che indica quanto ci avviciniamo verso di noi, quando lo comincio a far partire, la simulazione comincia a passare il tempo, passano i miliardi di anni, vedete che piano piano questa zona al centro diventa sempre più, il bianco indica che c'è sempre più materia. Quello che succede, vedete, quello che succede è che le zone dove c'è tanta materia, che all'inizio ne avevano un pochino di più, la forza di gravità di queste zone sta attirando la materia e sta svuotando queste altre. Quindi tutta questa, e vedete, vi trovate alla fine in una situazione, immaginate che poi, vedete, da ogni, diciamo, zona bianca nasce una galassia, quindi vedete, avete tutta questa situazione che noi vedevamo nei dati veri, in cui ci sono zone molto dense, zone vuote, ci sono tutti questi filamenti pieni di galassie che si rincorrono esattamente come noi vediamo nei dati. Che cos'è che l'ha prodotto? L'ha prodotto solamente la forza di gravità. La zona che inizia, vedete, è la relazione fra il caso e l'ordine. L'ordine che cos'è? È la legge di gravità, la forza di gravità, è la cosa che più semplice, si impara quasi alle medie ormai, no? Quindi è la legge più semplice, la prima scoperta da Newton, è la legge di natura più semplice che esista. Fa sì che da una situazione di questo tipo, piano piano è una situazione che è molto omogenea, ma c'ha delle piccole fluttuazioni. Qui entra il caso, entra il caos. Cioè ci sono situazioni in cui per caso c'è una zona un pochino più densa di un'altra, come quando, non so, se fate una polenta, avete un grumo nella polenta, da questo grumo iniziale piano piano si addensa tutta la materia. Quindi è una combinazione, vi ricordate Forrest Gump, è una combinazione del fatto che avete una situazione casuale, una zona un pochino più densa, un pochino più vuota, e poi una legge fondamentale della natura che vi fa
amplificare questo effetto. Quindi è un esempio di quello che diceva Forrest Gump, cioè un esempio di una situazione in cui il caso e l'ordine, diciamo, e la legge insieme cospirano a fare una zona dell'universo diversa dall'altra. Questo, se voi andate, questo era una zona di universo molto grande, possiamo fare la stessa cosa su una singola galassia, in modo da capire come la nostra Via Lattea si è formata. Quella che vedrete adesso è una simulazione sempre al calcolatore, che però riguarda la nostra Via Lattea. Questo è come i progenitori, gli antenati della Via Lattea sembravano tanti miliardi di anni fa. Quello che vedete sono dei piccoli oggetti, piccoli piccoli, che come vedete cominciano a danzare insieme e a fondersi. Ancora una volta è la forza di gravità dei vari oggetti che li chiama uno all'altro. Ma vedete, ripeto, questo non è un cartone animato, è una vera simulazione. Quindi da piccoli oggetti di questo tipo che cominciano a danzare e a fondersi insieme creando un oggetto più grande. Man mano che passa il tempo, ve l'ho fatto rivedere, questo oggetto continua a crescere, magari ne arriva un altro altrettanto grande. Allora, vi ricordate quando ho detto che l'universo ai nostri occhi sembra immobile, non cambia mai? Ma se voi lasciate scorrere i miliardi di anni, questo è quello che vediamo. Cioè la nostra Via Lattea non è stata sempre così. Anzi, tutt'altro, nel passato era completamente diversa, era fatta di tante piccole parti che poi si sono fuse insieme e piano piano, vedete, guardate che vita complicata, no? Piena di incontri e di scontri violenti e di cannibalismo, perché ha mangiato tante piccole galassie più piccole che ha incontrato per strada. Alla fine della storia c'è una cosa che assomiglia in realtà al disegno, ai dati che noi vediamo. Vedete, c'è una zona centrale, qui si intravedono le braccia a spirale, addirittura vedete questo arco qui, è una piccola galassietta che ha sbagliato, è passata all'interno della Via Lattea ed è stata distrutta dalle altre stelle. Nella nostra Via Lattea c'è esattamente questo, vediamo coi telescopi proprio una struttura esattamente come questa. Quindi che cosa ci dice questo? Vedete che questo è una storia completamente casuale, perché è fatta di incontri, no? In cui il caso domina, cioè questo oggetto per sbaglio è passato lì vicino ed è finito dentro la Via Lattea, se non fosse passato lì da un'altra parte non faceva la stessa fine. Quindi il caso ha una parte importante, però all'interno di questa casualità ci sono ovviamente le leggi della natura, le leggi della fisica, che fanno sì che poi le galassie abbiano, detto questo, hanno una loro regolarità, non le posso fare come mi pare. Tanto è vero che le simulazioni accurate al calcolatore alla fine vengono fuori degli oggetti che sono come quelli che vediamo. Allora, quasi l'ultima cosa. Questa qui vi ho raccontato una bella favoletta, no? Nel senso che è una simulazione al calcolatore. Le simulazioni al calcolatore che facciamo sono simili alle previsioni del tempo. Quante ci prendono le previsioni del tempo? Una su due, va bene, se siamo fortunati. Quindi come facciamo a sapere che questo calcolo fatto con un calcolatore è giusto o è sbagliato? Quello che possiamo fare è di andare letteralmente indietro nel tempo. Scusate, sto combattendo col microfono. Qual è l'idea? Beh, una volta mi è capitato di leggere di un frate italiano, Matteo Ricci, che andò a evangelizzare la Cina intorno al 1500. Arrivato in Cina, a un certo punto si è ammalato e ha scritto delle lettere ai propri confratelli, nelle quali una di queste lettere diceva stava veramente male e non era chiaro se sarebbe sopravvissuto. Ora, una lettera dalla Cina nel 500, quanto ci mette ad arrivare in Europa? Mesi, evidentemente. Quindi i suoi confratelli hanno visto arrivare questa lettera mesi dopo. A quel punto loro non potevano sapere se nel frattempo Matteo Ricci era morto o era sopravvissuto. Perché? Perché la lettera ci ha messo mesi. Oggi per noi è inconcepibile, alzo il telefono, con Skype parlo con Paola, con chiunque altro immediatamente. Ma quando il messaggio ci mette tempo ad arrivare a me, io non so, non vedo in quel momento, ma lo vedo com'era in precedenza. Quindi nel caso di Ricci era 2-3 mesi prima. Lo stesso posso fare date le enormi distanze dell'universo. Se io guardo un oggetto, una galassia che sta a 1 milione di anni luce, non la vedo come oggi, la vedo come era 1 milione di anni fa, perché la luce ci ha messo 1 milione di anni ad arrivare a me. Okay?
se io guardo un oggetto che ha un miliardo di anni luce, non lo vedo come era oggi, lo vedo come era un miliardo di anni fa. Quindi io più guardo oggetti lontani, più guardo oggetti nell'universo come era una volta. Quindi posso veramente usare i telescopi come delle macchine del tempo per guardare indietro nel tempo. Naturalmente non li vedo benissimo perché sono lontani un miliardo di anni luce, sono veramente lontani. Però posso vedere almeno in parte come era l'universo una volta. Se io, non so, fossi in grado di vedere, diciamo, milioni di anni fa, vedrei sulla Terra, ci vedrei i dinosauri, per esempio, va bene? E così via. Questo è quello che facciamo. Quindi usiamo telescopi, appunto, sempre migliori, per vedere oggetti sempre più lontani. Quando lo facciamo, vediamo con i nostri occhi che l'universo cambiava nel tempo. Quindi, mentre le galassie di oggi sono come queste, quelle che abbiamo visto prima, no? O delle belle spirali, o degli oggetti così come le ellittiche, quando cominciate ad andare indietro nel tempo, li cominciate a vedere un po' diversi, un po' di miliardi di anni fa. Quindi oggi l'universo ha 14 miliardi di anni. Quando guardate oggetti, quando l'universo aveva 9 miliardi, sono abbastanza, vedete, cominciano ad essere un po' più irregolari, un po' più strani. Quando andate ancora indietro nel tempo, quindi oggetti che erano, quando l'universo aveva solo 5 miliardi di anni, vedete come sono molto più piccoli? E sono molto più irregolari, non si vedono le forme belle e regolari. Queste sono esattamente quello che vedevamo nel filmato prima. Cioè vediamo con gli occhi, se andiamo ancora più là, 2 miliardi di anni dopo il Big Bang, gli oggetti, guardate, sono piccoli, sono degli sgorbi. Quindi sono esattamente, diciamo, quelli che vedevamo nel filmato. Il filmato non era un'invenzione. Se voi li mettete tutti insieme, una galassia come la Via Lattea oggi, questi sono oggetti veri che noi osserviamo a tante distanze indietro nel tempo e li vediamo sempre più piccoli, sempre più irregolari. Qui si vedono le braccia spirali, ma quando cominciate ad andare indietro non si vedono più, sono sempre più piccoli, più irregolari, esattamente come vedevamo nel filmato. Quindi questo, diciamo, vediamo con gli occhi, risolviamo con gli occhi un mistero profondo, diciamo, della cosmologia, di come queste strutture sono cresciute nel tempo. E come vi ho detto prima, questo passaggio nel tempo è un passaggio da una situazione ordinata a una situazione disordinata, da un universo che era tutto uguale, piccolo e condensato, a una situazione in cui il disordine, cioè la varietà degli oggetti, è massima. E se andate proprio indietro indietro nel tempo, quello che vedete persino con i nostri telescopi migliori è un piccolo puntino rosso all'inizio dei tempi. Queste sono le prime stelle formate nell'universo. È interessante vedere che possiamo in certo senso predire cosa succede nel futuro. Questa è la Via Lattea, ancora una volta è un conto vero. Questa è la Via Lattea, ha cominciato ad andare avanti nel tempo, questi sono miliardi di anni, vedete la Via Lattea gira su se stessa, è una situazione ordinata, perché tutte le stelle brave girano intorno come i cavallucci di una giostra. Peccato che da un'altra parte c'è la galassia di Andromeda, quella bella grande che vi ho fatto vedere, che ha studiato Hubble un po' di anni fa. Ora, quando cominciano a essere, vedete, 3-4 miliardi di anni da oggi, le due galassie si avvicineranno, vedete che nel filmato la fa vedere quando prende le diverse forme, si avvicineranno e quando cominceranno ad arrivare verso 4 miliardi di anni, si cominceranno a scontrare fra di loro e lo scontro sarà uno scontro violento nel quale le due galassie si perturberanno, danzeranno, diciamo, infastidendosi a vicenda e poi finiranno per fondersi insieme. Vedete? Ci vogliono miliardi di anni, non è una cosa che vedremo, diciamo, se anche fossimo lì non l'avremmo vista con i nostri occhi, no? A quell'epoca l'universo sembrerà sempre fermo a un essere come l'uomo. Qual è il risultato finale? Il risultato finale, vedete, è questo oggetto che, come quelli che vi ho fatto vedere all'inizio, è un oggetto disordinato, perché è un oggetto nel quale le stelle non fanno più un giro intorno come in una giostra, ma sono completamente disordinate, perché nello scontrarsi ovviamente avete mandato tutto all'aria. Quindi ancora una volta l'evoluzione dell'universo è sempre va sempre verso una direzione di aumentare il disordine, e aumentare il disordine vuol dire perdere l'informazione. Quando ci saranno gli astronomi su una Brughero fra 5 miliardi di anni, non saranno in grado di farvi vedere quello che vi ho detto io. Diranno: noi viviamo in quello che noi chiamiamo una galassia ellittica. Non avranno nessuna idea del fatto che 5 miliardi di anni prima c'erano due galassie a spirali e così via. Va bene? Avranno perso questo. È come la cosa blu e rossa che avete mischiato insieme. Informazione è andata persa.
l'informazione, man mano che passa il tempo nell'universo, andrà persa. Se voi dopo 5 miliardi, invece di 7, quant'è, ne aspettate altri 100 miliardi, da questa galassia le altre galassie non le vedrete neanche più. Se ci saranno astronomi fra 100 miliardi di anni, vedranno solo la loro galassia e non saranno in grado di capire come si è formata. Va bene, molto spesso la gente mi chiede, ma come funziona il lavoro dell'astronomo? E si immagina che come Herschel o Galileo passiamo la notte al telescopio. In realtà non è più così. Oggi i telescopi sono molto complicati, sono degli oggetti, vedete, questo è uno specchio di un telescopio e un omino al centro, tanto per dare un'idea di quanto sono grandi, e ovviamente sono oggetti con grandissima tecnologia. Purtroppo non li mettiamo, non dico né a Padova, ma non li mettiamo neanche più né a Monteporzio né sulle Alpi né da nessuna parte. Gli unici posti dove possiamo metterli sono nei deserti più remoti, dove il cielo è ancora perfettamente trasparente e piove molto poco. Vedete che questo è veramente un deserto, tanto per darvi un'idea, hanno scelto dove mettere il telescopio dopo aver contato quante specie viventi, il numero di specie viventi che c'era sulla montagna. Quando si sono accorti che questo, tra i vari picchi che stavano studiando, è quello dove c'erano tre tipi di piante e un solo tipo di bagarozzo, come diciamo a Roma, di insetto, rispetto ad altri che avevano ben tre tipi di bagarozzi diversi, hanno capito che questa era la zona dove pioveva di meno e quindi hanno deciso di metterci il telescopio. Fatemi fare ancora una volta, perché un pochino di pubblicità a quello che si fa in Italia. Tra i migliori al mondo c'è questo a cui lavoro io, che si chiama LBT, che per certi versi è il più avanzato del mondo. C'è un sacco di tecnologia molto, molto avanzata al suo interno, e la cosa che mi piace ricordare è che questa tecnologia in Italia, per esempio, è stata sviluppata in questa piccola cupola che sta ad Arcetri, all'osservatorio astronomico di Arcetri, dove è stata montata, testata e poi spedita in Arizona, dove c'è appunto nel deserto il telescopio. Ora, perché lo ricordo? Non solo perché è un vanto, diciamo, della tecnologia italiana, ma perché su questa collina, pochi metri fuori qua sopra, c'è la casa dove Galileo ha vissuto gli ultimi 30 anni della sua vita. Quindi, diciamo, la storia, in qualche modo, no? È un caso in cui il disordine non ha vinto ancora, nonostante siamo in Italia, e la storia e la tradizione in questo caso ancora contano, insomma. Va bene, detto questo, come lavoriamo? Non passiamo più tutti quanti le nottate come hanno fatto Herschel e altre generazioni di astronomi, perché molti di questi strumenti vengono usati. E come, diciamo, per darvene un'idea, ricorro spesso a questo disegno. Questo è il disegno che fece mia figlia quando aveva, credo, 4 anni, quando la maestra gli chiese: disegna il papà al lavoro. Quindi questo sono io, vedete la precisione chirurgica con quale ha messo i 4 capelli che ho in testa, no? Quindi sono io. Mo è un disegno di una bimba, niente di che, però vedete, i bambini, lo sapete, dicono la verità, no? Vedete che è visto da sotto, no? Col tavolo alto, con le gambe che spuntano, eccetera, eccetera. Cosa faccio al lavoro? Lavoro al computer, va bene? Non mi ha disegnato al telescopio che guardo fuori, va bene? Perché il nostro lavoro è un lavoro sostanzialmente di questo tipo, in cui gli strumenti sono strumenti in buona parte automatici o sono gestiti da tecnici specializzati, e noi lavoriamo al computer. Lavoriamo al computer vuol dire anche, lei mi vedeva magari di giorno o la sera, spesso, perché magari lavoriamo in collaborazione con tanti colleghi in giro nel mondo, e quindi a me capita alle 11 di sera di dover parlare con gente che sta magari in California, che altrimenti, con la quale altrimenti non posso parlare, e viceversa. Quindi è un lavoro, però, diciamo, in un certo senso, gente si stupisce quando viene a Monteporzio a visitarci perché non c'è un telescopio. Che fai? Non è che leggiamo il giornale, lavoriamo, ma lavoriamo o a sviluppare strumenti che poi mandiamo fuori, oppure lavoriamo sui dati o su quello che troviamo. E in particolare è molto difficile avere tempo al telescopio. Una cosa che noi dobbiamo fare è competere con i nostri colleghi. Se voi volete andare al telescopio, non è che prendete e andate, dovete scrivere una proposta di tante pagine dettagliata dove spiegate cosa volete fare, e per ogni notte di telescopio ci sono 10 domande, quindi bisogna essere convincenti e spiegare ai nostri colleghi che la nostra idea è migliore dell'altra.
Quindi è un lavoro, diciamo, che ha anche un sacco, devo dire, di aspetti sociali, perché chiaramente ci sono mille dinamiche disordinate, come potete immaginare, di colleghi che non si stimano, di amici e così via. Va bene, tanto per raccontarvi che ogni tanto, detto questo, ogni tanto al telescopio ci andiamo, ed è un lavoro che rimane ovviamente affascinante, compreso il fatto che viaggiare per i deserti è interessante. Questo è quello che vi capita quando andate in giro per il deserto dell'Arizona: prima siete nel deserto, poi mentre salite sulle montagne potete trovare un po' di neve, finché arrivate in cima alla montagna di 3000 metri dove sono i telescopi. E in particolare quando andiamo in Arizona devo dire che gli astronomi italiani sono molto benvenuti e molto bene accolti, perché abbiamo delle capacità che gli altri non hanno. Quindi questo, vedete, prima di mi hanno immortalato mentre preparavo un sugo al tonno, che poi hanno, non so come tutti i tecnici americani si sono materializzati intorno al tavolo quando la pasta era pronta. Va bene, vi lascio con l'ultima sfida, perché non, diciamo, ho descritto alcune cose di quello che abbiamo capito dell'universo. Vi lascio con una situazione, invece, con uno dei misteri più profondi con il quale stiamo combattendo, è che è proprio un caso, un esempio tipico di contrasto fra il caos e l'ordine. Scusatemi se alle 10 di sera vi faccio vedere una formula, è l'unica che vi faccio vedere. È una formula semplice, molti l'hanno vista a scuola. È la formula trovata, vi ricordate la storia di Newton sotto la mela, no? Sotto l'albero gli cade la mela in testa. È la formula che descrive la forza di gravità. La forza che voi di gravità che in questo momento mi sta tenendo su questo palco, che cos'è? È una formuletta molto semplice, è per esempio la massa della Terra e la massa mia diviso, in questo caso, il raggio della Terra. La stessa idea, quello che lui capì è che quindi questa forza è quella che fa cadere la mela, ed è la stessa forza che tiene la Terra intorno al Sole, quindi il Sole ha una forza di gravità che, dove c'è M1 è la massa del Sole, la massa della Terra diviso il raggio dell'orbita terrestre. Va bene? Quindi è una formula molto semplice che descrive la forza di gravità, che abbiamo visto è quella che dà la forma a tutto l'universo nelle simulazioni che abbiamo visto prima. Molto bene. Il problema qual è? Che da questi mettete quindi la mia massa, la massa della Terra e il raggio della Terra. Poi c'è questa cosa che è una costante, si chiama G, cioè è stata chiamata la costante G, va bene? È un numero qualunque, 6,7, quello che è un numero. Da dove viene questo numero? Nessuno lo sa, non c'è un motivo. Questo numero è 6, potrebbe essere 5, potrebbe essere un milione, potrebbe essere un milionesimo. Non c'è nessuna idea, nessuna vaga idea del perché questo numero valga 6. Se fosse più piccolo, cosa succederebbe? La mia massa è quella di sempre, la massa della Terra e la distanza sono tutte uguali. Se questo numero è più piccolo, la forza è più piccola. Vuol dire che io non sto qua, ma potrei saltare, no, come gli astronauti sulla Luna, per esempio. Va bene? Se fosse molto più grande, sarei schiacciato al suolo e non starei tanto bene in questo momento. Va bene? Questo numero è completamente casuale, per quello che noi sappiamo. Ora, se fosse un po' più piccolo, vi ricordate il filmato dove si vedeva che tutto l'universo si condensava? Se questo numero fosse più, se questo G fosse più piccolo, quella condensazione che abbiamo visto non ci sarebbe, perché la forza di gravità sarebbe molto più bassa, no? Non chiamerebbe a sé tutta la materia e quindi non si sarebbero formate né le stelle né le galassie. Se G fosse più grande, invece l'universo si sarebbe tutto già ricollassato su se stesso. Va bene? Quindi è un caso in cui G, come noi diciamo, sembra quasi fatto apposta. Se G non avesse questo numero, non esisterebbe un universo, va bene? Come noi lo conosciamo. Il problema è che G non è l'unico caso, ve ne potrei fare una decina di esempi in cui ci sono delle costanti che hanno un valore, ma potrebbero averne, per quanto ne sappiamo, uno completamente diverso. Che in tutto quello che vediamo, nelle reazioni nucleari, nelle forze elettriche, in tutto quello che noi immaginiamo. E si può dimostrare che se una sola di queste fosse leggermente diversa, l'universo non sarebbe in grado di ospitare la vita come noi la conosciamo. Non si formerebbero le stelle, non si scalderebbero, non si formerebbe il carbonio, che è quello, che è l'elemento principale su cui tutta la vita, almeno come noi la conosciamo, si basa, e così via. Quindi non ce n'è una, ma ce ne sono probabilmente una decina
che sembrano, noi diciamo addirittura, scelte con cura, c'è un termine tecnico che vuol dire questo. No, di tutti i valori casuali che potevano prendere, è come se avessero preso esattamente quello che conduce a un universo abitabile. Questo è quello che viene chiamato, ce ne sono tante varianti, ma insomma è quello che viene chiamato principio antropico, cioè qualcuno ha detto forse non è un caso, forse c'è proprio una legge da qualche parte che noi non conosciamo, per cui i valori devono essere questi. Perché? Perché c'è una legge che dice che bisogna formare delle specie viventi, delle specie intelligenti in grado di comprendere l'universo. Proprio perché? Perché voi non potete, è come se voi avete, dovete estrarre a caso, no, 10 numeri, e tutti quei 10 numeri, non so, partecipate a 10 lotterie e le vincete tutte 10, è possibile? No, va bene? Quindi è una situazione assolutamente improbabile, è assolutamente improbabile che tutte le costanti abbiano esattamente il valore che serve a essere qui in questa stanza, se uno solo fosse diverso non poteva essere così. Quindi una possibilità è che ci sia una legge di natura che non conosciamo assolutamente, che fa sì che queste leggi, no? Vi ricordate il dubbio di Forrest Gump, no? Le cose come accadono, per caso o perché c'è una legge? Una possibilità è che ci sia una legge di cui non conosciamo proprio l'esistenza, che invece scelga i valori, va bene? O perché, per un qualunque ragione, non necessariamente per avere degli esseri viventi. Oppure l'altra possibilità è che sia un caso. Naturalmente un caso così improbabile dà fastidio agli scienziati, va bene? Quindi l'idea alternativa prevalente, vi ricordate cosa abbiamo detto? Siamo partiti che eravamo al centro dell'universo e non siamo al centro dell'universo, non siamo al centro della galassia. La galassia è una di tante. L'ultimo passo è di dire che l'universo che noi vediamo è uno di infiniti universi. Ci sono infiniti universi. Ognuno degli universi casuali ha una combinazione di costanti. Casuale. È come se voi, no? E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono universi dove tanti universi non c'è la vita, tanti universi magari durano poco. Noi viviamo negli infiniti universi, ce ne sarà uno che ha tutti i valori che servono, e noi viviamo in quelli. Tornando all'esempio della lotteria, la probabilità che io vinco la lotteria, si sa, è infinitesima, però uno la vince. E noi siamo quelli che hanno vinto la lotteria. È chiaro che chi vince la lotteria non dice è impossibile, va in banca e si prende i soldi, no? Quindi uno che estrae la lotteria c'è, però diciamo, capite quanto è radicalmente diversa le opzioni che noi abbiamo e sulle quali veramente non abbiamo una risposta. O c'è una legge fondamentale che ci sfugge completamente, che fa sì che l'universo in qualche modo sia come lo vediamo, oppure ce ne sono infiniti e noi viviamo in uno di quelli che è abitabile, dei pochi che è abitabile. Ho l'impressione che neanche l'anno prossimo né io né Paola vi possiamo dare la risposta, perché è un problema veramente serio. Oh, sì. Però voi continuate a invitarci, magari hai visto mai che prima o poi ci riusciamo. Grazie. Grazie. Grazie mille. Ora, io uso una legge fondamentale della natura, non mi sono dimenticato di dirlo, che le domande ai miei conferenze non sono permesse, sono obbligatorie. Sono obbligatorie, quindi certo. Io se non fare domande ci rimango malissimo. Sì, siamo un po' frastornati perché io sono entrato in una dimensione, non so voi, io mi sento un po', ecco, pensavo che il mondo fosse un po' più piccolo, no? Il nostro orizzonte conosciuto, Brugheri o biblioteca. Invece viviamo in un mondo veramente inimmaginabile. Va bene, approfittiamo della presenza di Adriano Fontana e tempestiamolo di domande. Adesso alzate la mano e c'è una prima domanda là in fondo. Sì. Aspetta che arriviamo col microfono così. Si accende? Se no questo si è acceso. In fondo a sinistra. Sì, lei ha parlato delle 10-20 costanti, un po' che regolano un po' l'universo, no? Quindi sembrano fatte apposta. Però di recente ci sono degli studi che hanno messo un po' in discussione, per esempio la scoperta recente della massa del protone diversa,
la teoria delle costanti variabili di G, della velocità della luce. Ecco, volevo sapere un po' quello che lei pensa su questo. Grazie. Pronto? È un, diciamo, come io ovviamente ho riassunto, diciamo, semplificando un po', ma la verità è che non ci sono, come posso dire, non ci sono evidenze che di nessun tipo risolvono questo tipo di dubbio fondamentale, va bene? Anzi, la dirò peggio, la maggior parte degli esperimenti, è chiaro che le leggi che noi usiamo oggi non sono in grado di spiegare questo, ma la maggior parte degli esperimenti che noi facciamo, che i miei amici e colleghi fisici fanno al CERN e così via, non trova neanche niente che sia fuori dalle leggi che conosciamo, quindi noi non abbiamo nessuna indizio per capire che cosa ci manca, che cosa sia sbagliato. Abbiamo l'evidenza che ci sono diverse cose che non funzionano, queste sono due, ce ne sono altre, ma non riusciamo a incastrarle con qualche esperimento. E di teorie fisiche ce ne sono tante, quindi quando i multiversi ce ne sono mille, sono legate alle teorie delle stringhe, potremmo parlare che, diciamo, dopo penso 30 anni di ricerche stanno cominciando a mostrare per l'appunto la corda, perché non riescono a spiegare quello che volevamo spiegassero e così via. Quindi la verità è che non lo sappiamo, la verità è che ci sono pochi indizi, il problema è proprio questo, stiamo un po' brancolando cercando un indizio che ci metta sulla strada. Prima o poi arriverà, c'è un mio amico, un mio collega che dice noi siamo ricercatori, cioè cerchiamo, se sapevamo cosa trovare ci chiamavano trovatori, non ricercatori, insomma, no? Prima o poi arriveranno, ci sono state tante epoche nella storia della scienza in cui davanti a certi problemi ci sono voluti anni per trovare un indizio. Ce n'era un'altra laggiù. Prego. Lei ci ha parlato prima dell'entropia, esatto. E io volevo sapere qualcosa, se ci può dire qualcosa sulla sintropia, cioè sull'entropia negativa. Mi coglie impreparato. Quindi non ne ho mai sentito parlare. Non ne ho mai sentito parlare. Forse poi ne parliamo, magari mi racconta dove ne ha sentito parlare, insomma. Mi spiace. C'è una domanda qua. Prego. Grazie. Senta, io volevo sapere come si arriva alla determinazione dei valori delle costanti. Per esempio G era 6.67. Sì. Ha soltanto due decimali, oppure per esempio pi greco, come si arriva a definirlo dal momento che ha un numero enorme di... Un'enorme differenza. Dunque c'è un'enorme differenza. Pi greco è una quantità matematica definita, come dire, dal rapporto fra due quantità, fra due enti matematici. Va bene, quindi non è, diciamo così, una legge della natura, non è un numero qualunque, è un numero che può essere solo quello. Il numero di cifre decimali dipende dalla precisione con cui io riesco a fare il calcolo, ma è un calcolo matematico, non è una misura. Invece la costante G, io che cosa faccio? Io prendo una massa che conosco, no? Cioè la mia massa, io mi metto sulla bilancia, la bilancia cosa fa? Io definisco, no, cioè il pezzo di piombo di non so cosa che sta a Parigi, che dice che quello è un chilo, va bene? Mi metto su una bilancia, immaginate una bilancia fatta così, ne devo mettere 60 per pesare, no? Per essere in equilibrio, quindi io peso 60 kg, va bene? Posso farlo per uno di quelli, posso farlo per un'altra. No, ci sono degli esperimenti in cui prendo due masse, quindi che misuro molto bene, misuro la distanza, quindi questi tre numeri li so perfettamente. Misuro la forza, sono tutti esperimenti che faccio, misuro la forza, per esempio, non so, due masse si attirano, ci metto una molla e vedo quanto la molla si allunga, va bene, sotto la forza di queste due masse. L'unica cosa che mi manca è G, quindi in questo modo io misuro G, va bene? Io l'ho scritta con due cifre decimali, gli esperimenti attuali ne hanno molte di più, ma però diciamo questa è una quantità che io misuro, appunto perché non ho nessuno, mentre io pi greco mi metto carta e penna e lo calcolo, qui può essere un numero qualunque, l'unica cosa che posso fare è andare in un laboratorio e misurarlo. Da un'osservazione, infatti
Esattamente, però diciamo qui ce ne sono di più di cifre decimali, non le ho messe perché non ha importanza. Ma naturalmente non, se cambia la cinquantesima cifra decimale non ce ne accorgiamo, però può valere 6, può valere 6 milioni in queste unità, potrebbe valere un milionesimo, cioè noi non abbiamo nessuna idea del perché valga 6, va bene? Se fosse già 10 sarebbe un problema, se fosse 100 non saremmo qui. Ma questo è veramente un numero che può andare da zero a infinito, per quanto ne sappiamo noi. Non c'è nessun motivo per cui valga 6,67. Di una misura. Sì, è il risultato di ciò che è noto ed è misurata. Allora, queste costanti, il signore prima parlava, può darsi che in alcune teorie fisiche non sono sempre state uguali. Nel tempo possono cambiare. Appunto, teorie fisiche complicate possono prevedere che alcune di queste costanti cambiano nel tempo, eccetera. Ma cambiano poco, non spiegano... non risolvono il problema del principio antropico. No, la costante di Hubble è un'altra cosa, certamente, ma non è una... la costante di Hubble cambia nel tempo, d'accordo, però per definizione, insomma, quella. Però, diciamo, è un po' diversa da queste costanti fondamentali. Prego. Noi abbiamo un'altra legge che è quella dell'attrazione delle cariche elettriche, che è uguale, esattamente uguale. Eccetera, la costante è diversa, però in quel caso si possono respingere. Sì. Allora io mi stavo domandando, l'antimateria con la materia si attira o si respinge? Ma una domanda facile. Allora, l'antimateria è materia in cui, sapete che la materia... ordinaria è fatta, gli atomi di cui ho fatto questo tavolo io eccetera, è fatta, gli atomi sono fatti, è un piccolo sistema in miniatura, al centro ci sono due particelle, si chiamano protoni e neutroni, che fanno il nucleo, e intorno ci girano gli elettroni. Gli elettroni hanno una carica elettrica negativa, i protoni al centro hanno una carica elettrica positiva. L'antimateria è esattamente identica, solamente che le cariche elettriche sono invertite, gli elettroni sono positivi e il nucleo è negativo. Diciamo, l'antimateria nell'universo sostanzialmente non esiste, sebbene siano identiche, abbiano solo questa carica elettrica invertita, non esiste. Si possono creare, si creano in laboratorio, si creano nelle esplosioni di stelle particolari nell'universo eccetera eccetera, ma sostanzialmente non esiste. Perché? Perché se voi prendete un atomo di idrogeno e un antiatomo di idrogeno e li fate collidere, si esplodono, si annichilano, si dice, si convertono in energia e spariscono. Qual è il problema? E allora perché noi ci siamo e non c'è l'antimateria? Perché non... no? Non lo sappiamo. Ancora una volta non lo sappiamo, perché appunto se all'inizio dei tempi si fosse fatta la stessa quantità di materia e la stessa quantità di antimateria, sarà fra le due, che ha fatto sì che magari la materia come noi la conosciamo è sopravvissuta e l'altra no. E non lo sappiamo. Sì, si attirano assolutamente. Cioè, la legge di Coulomb, no? La legge delle cariche elettriche ha la stessa forma, no? La F uguale a K o a 1 su 4 pi y 0, carica 1, carica 2 diviso R4, è esattamente la stessa. Ma questo è il punto importante. Il punto importante è che la forma è la stessa, perché noi sappiamo, ma non ve lo voglio raccontare, ma sappiamo che questa forma, no, con le due quantità sopra diviso R al quadrato, è una forma giusta, perché per tanti motivi questa è la forma che deve avere la legge. Noi sappiamo perché è scritta in questo modo e anche perché quella elettrica ha la stessa forma, ma non abbiamo nessuna idea del perché del numero che c'è qua davanti, né del caso gravitazionale, né nel caso della forma elettrica. Il valore di 1 su 4 pi greco epsilon 0 che sta qui è un numero, ma poteva essere un qualunque altro numero. Se fosse diverso, non avremmo gli atomi come noi li conosciamo. Se questo numero fosse un po' diverso, per esempio, non costruiremmo facilmente le catene di molecole complesse che formano la vita. Perché le forze elettriche fossero un po' più deboli, gli atomi non si attaccano, se sono troppo deboli fanno una mappazza, va bene? C'è una domanda qui, poi un'altra davanti. Prego. Cosa sono e dove le colloca nella spiegazione di questa sera le onde gravitazionali? Dunque, allora, le onde gravitazionali sono...
sono una cosa profondamente diversa e sono prodotte in natura, quelle che sono state viste adesso, sono prodotte nello scontro di due oggetti, diciamo nella fusione di due oggetti molto grandi. La maggior parte di quelle che sono state viste poco più di un anno fa, sono date dalla fusione di due oggetti, noi chiamiamo buchi neri per l'appunto, ognuno dei quali era grande circa 30 volte come il Sole. Nel momento in cui si scontrano e si fondono insieme, immaginate di prendere un oggetto che ha la massa 30 volte il Sole, ma non lo mettete, guardate, vedete questa formula qua, vedete una massa qua molto grande, e lo mettete non sulle dimensioni del Sole, ma lo mettete su un oggetto che è più piccolo di Brugherio. Avete un oggetto spaventosamente denso e quindi la forza, qui avete un grande numero qua, un numero piccolo qua, la forza diventa enorme. Quindi c'è una forza di gravità intorno a questi oggetti enorme, va bene? È un po' più complicato di così, ma insomma lo vedete già da questo. Allora, quando sono vicini e si spiraleggiano fra di loro, la forza di gravità non è più costante, perché c'è una situazione molto dinamica. Bene? E quindi, come quando gettate un'acqua in uno stagno, il campo gravitazionale emette, no? Si disperde in queste onde. Va bene? La violenza lì genera queste onde, che con esperimenti complicatissimi i miei colleghi sono riusciti a vedere recentemente. In qualche modo è una finestra che noi stiamo aprendo. Nell'universo all'inizio dei tempi, no? Vi ricordate quando ho fatto vedere questo disegno qua? Questa è una foto dell'universo, diciamo, 300, c'è scritto qua, 400.000 anni dopo il Big Bang. Noi purtroppo non riusciamo ad andare indietro con i nostri telescopi. Questa è la cosa più lontana che noi possiamo vedere con i nostri telescopi. Perché qui quello che stiamo vedendo era il gas caldo e più indietro nel tempo non ci possiamo andare. È come uno schermo che ci vieta di vedere che cosa c'è dietro. Le onde gravitazionali, non quelle che abbiamo visto, ma di altri tipi, di altri colori, potremmo vederle arrivare da prima di questo qua. Quindi potrebbero essere, con esperimenti futuri dallo spazio, potrebbero essere i segnali più vicini al Big Bang che noi saremo mai in grado di vedere. Perché? Perché l'universo era talmente denso che anche lì la forza di gravità era turbolenta e quindi può aver generato dei segnali, diciamo così, primordiali che arrivano dalle prime fasi dell'universo. I neutrini pure, ma i neutrini noi non riusciamo a vederli. I neutrini sono particelle prodotte in realtà dal Sole che, senza saperlo, ce ne sono a miliardi per centimetro cubo in questa stanza. Va bene, quindi questa stanza è molto più piena di neutrini che di aria. Il problema è che i neutrini passano, immagina se voi prendete un miliardo di neutrini che attraversano la Terra, uno solo su un miliardo circa si ferma in tutta la Terra, perché la materia è trasparente per i neutrini, no? I neutrini passano e non se ne accorgono. Quindi quando vengono prodotti poi non vengono più assorbiti, ma vengono prodotti in grandi quantità all'interno di tutte le stelle, quindi il fondo di neutrini che esiste è determinato, che noi vediamo, è prima di tutto dal Sole e poi da tutte le altre stelle dell'universo, quindi quelli di natura primordiale è diventato impossibile vederli, insomma. Anche se li vedessi, i neutrini sono tutti uguali, ne vedo uno e non ho idea da dove stia arrivando. Prego. Grazie. Senta, io ho una domanda da bambino di 10 anni, nel senso, proprio in riferimento a quella figura là. Nel senso, io immagino che 400.000 anni dopo il Big Bang anche la materia di cui era fatta la Terra era lì in mezzo. Certo. Poi le onde elettromagnetiche sono partite alla velocità della luce e ci hanno lasciato indietro di 13 miliardi di anni luce e noi siamo qua. Com'è possibile che la vediamo? Perché? Allora, il punto fondamentale è questo, è un concetto che non si riesce a visualizzare. Va bene, quindi mettetevi seduti tranquilli perché non cercate di farvene un'idea. Ma quello che succede è che tutto l'universo si sta espandendo. Immaginate che sia un palloncino, va bene? E io sono, mettiamola così, ho un disegno ma non so dove recuperarlo. Hai presente quando si gonfia un palloncino? Immaginate di stare sulla superficie del palloncino. La superficie si gonfia, va bene?
la superficie, non il palloncino, la superficie si gonfia, diventa sempre più grande, se voi ci disegnate dei puntini sopra, questi si allontanano tra di loro, esattamente come le galassie si allontanano. Ma non mi posso spostare dalla superficie, quindi il palloncino, quello rimane. In questo caso, questo non è una foto dell'universo, questo è tutto l'universo. Quindi io, è come se fossi dentro un forno. Questo forno si sta ingrandendo, ma io ci sono sempre dentro e dovunque guardo continuo a vedere la luce all'interno di questo forno. Ok? Quindi non è un'immagine esterna all'universo. È che io sono all'interno di una cosa che si espande. Quindi immaginate questa scatola che si espande piena di luce. Questa luce, man mano che l'universo si espande, diventa più fredda. Non la vedo più con gli occhi, ma la vedo con i radiotelescopi. Ma io dovunque sono all'interno di questa cosa che si sta espandendo e dovunque guardo continuo a vedere la luce, il forno dentro al quale sono. Ok? Quindi non è un'immagine fuori e io sto da un'altra parte, perché io ci sono dentro l'universo. Esattamente, 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 perché lo spazio è a quattro dimensioni, tre dimensioni spaziali e una temporale, ed è curvo. Quindi è una non è una ipersfera, è uno spazio curvo, che io non so visualizzare, né io né voi, non lo possiamo immaginare. Però gli strumenti della matematica ci danno un'analogia. Una domanda là in fondo, ultima fila. Niente, buonasera, volevo chiederle, no, quando lei adesso rispondendo a una domanda ha detto che al di là appunto di scendere sotto i 400.000 anni dopo il Big Bang non sarebbe possibile vedere nulla per la densità appunto della materia, ma ammesso che questo fosse possibile con nuove tecnologie, il fatto che l'universo si espanda e di conseguenza, come dire, i punti da osservare si allontanano, stando noi chiaramente sulla Terra, costituisce comunque anche, come dire, una limitazione nelle osservazioni dell'universo? Certamente sì. Certamente sì, e lo, diciamo, lo, dov'era? L'ho fatto vedere, no? L'ho fatto vedere qui. Vediamo un po' se ci arrivo. Quando noi andiamo a vedere oggetti via via più lontani, quelli vicini, vi ricordate, a colori li vedo molto bene, no? Quelli lontani li vedo sempre peggio. Quindi è una limitazione dovuta al fatto che sono sicuramente diventano più piccoli, ma sono talmente lontani che io li vedo peggio. Gli oggetti più lontani che io riesco a vedere di questo tipo, figuratevi, sono la luminosità di questi è quella di una lucciola sulla Luna. Ok? Quindi con i nostri telescopi, questo affare qui è luminoso quanto una lucciola alla distanza della Luna. Va bene? È chiaro che non è facile da vedere. Quindi non li possiamo vedere col dettaglio con cui vediamo gli oggetti più vicini. Va bene? Però già quello che vediamo ci dà parecchie informazioni. Non so se ho risposto alla domanda. In futuro vedremo pure e così via, indietro, perché la luce che si è creata prima, poi, allora, com'era l'universo prima? L'universo prima era pieno di questo brodo primordiale, come si suol dire. Allora, un raggio di luce veniva creato, ma poi veniva assorbito dalla materia, che era ancora molto calda. Lo assorbiva e lo riammetteva. Quindi quella luce che è stata prodotta prima è andata persa, non c'è più da nessuna parte. A un certo punto l'universo, raffreddandosi, è diventato trasparente, cioè la luce che c'era prima non è stata più assorbita dalla materia, perché la materia è diventata fredda e non l'ha più assorbita. Allora questa luce ancora va in giro per l'universo e la possiamo vedere. Quella che c'era prima è andata persa. È il discorso sull'informazione che perdiamo. Siamo entrati da una situazione molto ordinata a una un po' meno ordinata e l'informazione è andata persa. Quindi quella luce è andata persa, non la vedremo mai con nessuno strumento. Possiamo vedere meglio, ci sono colleghi che stanno lavorando a nuovi satelliti, che vedono meglio la foto che vi ho fatto vedere, la vedono meglio con dettagli migliori, eccetera. Ma non possono andare indietro, perché quella luce non c'è più. Ho tante domande. Cioè, prego. Sì, pardon.
Vado io? Sì, è uguale. Tanto tu... Buonasera. Il valore della costante G che è stato determinato implica automaticamente che l'espansione dell'universo continuerà indefinitamente o potrebbe anche essere compatibile con un'ipotesi di un futuro Big Crunch? E in questo caso, se dovesse verificarsi un Big Crunch, la seconda legge della termodinamica verrebbe contraddetta oppure no? Grazie. Allora, quello che noi vediamo, basandoci sulle informazioni che noi abbiamo oggi, l'universo si continuerà a espandere. E il secondo principio della termodinamica probabilmente vincerà. Quindi andremo in un universo dove l'informazione verrà alla fine probabilmente persa. Però devo dire che ci sono buone ragioni per cui, appunto, siccome tante cose non le abbiamo ancora capite, quello che non abbiamo capito può anche influenzare, diciamo, l'evoluzione futura dell'universo. Quindi sono, diciamo, un conto è quello che possiamo dire adesso, un conto è estrapolare in futuro. Però diciamo che i valori che abbiamo misurato di G e di altre cose, la costante di Hubble e così via, sembrano indicare che l'universo continuerà ad espandersi. C'era una ragazza qua? Diciamo uno e uno, ok. Poi vado io? Sì, vai. Brevissimo. A proposito di G, suggestioni del liceo di tanti anni fa, G è forse la misura del cliname di Democrito, si potrebbe dire? La misura di che cosa? Del cliname di Democrito. Quella inclinazione degli atomi che secondo Democrito spiega la varietà del formarsi la varietà delle cose e anche alla fine in ultima analisi la libertà dentro il caos che altrimenti genera libertà ordine nel caos dell'universo è una non lo so ci, devo, scherzoso, pe- ci ma... devo pensare non mi è chiaro è venerdì sera anche per me non... ecco allora premetto due cose. Uno, che io sono totalmente ignorante in materia. Meno male. Benvenuta. Posso dire qualunque cosa. Le domande intelligenti che hanno fatto gli altri. E la seconda è che comunque voglio ringraziarla perché anche un ignorante come me ha capito qualcosa. Quindi grazie perché è stato molto molto bravo nell'esposizione. E mi è piaciuto moltissimo. Ma per spazio curvo... Ora, so che sarà un concetto... Nello spazio è curvo come metto le mensole, però... Ecco, c'è una sintesi o si può semplificare spiegando in parole semplici cosa si intende? Sì. Ha a che fare con l'espansione di cui parlava? Sì, ha a che fare con quello. Diciamo, lo spazio... allora, è un concetto che... In un certo senso non è difficile, però il problema fondamentale è che noi non lo sappiamo visualizzare, va bene? Perché noi ovviamente siamo esseri tridimensionali, quindi se io dico che una sfera è, sto dicendo che una superficie, che una sfera è curva, sto dicendo che una superficie bidimensionale, che è la superficie, io la vedo curva perché la vedo in uno spazio tridimensionale. Lo spazio, no, per analogia posso dire che lo spazio come noi lo conosciamo curvo, se io fossi un essere quadridimensionale lo vedrei, ma altrimenti così non lo so immaginare. Quindi ci dobbiamo arrivare per analogia. Lo spazio curvo è l'idea dello spazio curvo nasce con la relatività di Einstein, la relatività generale di Einstein, il quale ha dimostrato che la forza di gravità, io vi ho imbrogliato quella formula di Newton, è la formula semplice, la formula vera è quella di Einstein, che è più complicata, che lui ha dimostrato che la forza di gravità curva lo spazio intorno alla materia, cioè un blocco di materia curva lo spazio intorno a sé. Allora, se non c'è... Allora, fatemi fare un passo indietro. Scusatemi, ma devo costruirmi una lezione, no, su un argomento qualunque in un secondo. Pensiamo a cosa vuol dire anche la formuletta che io ho fatto vedere sulla forza di gravità. Che cosa ne sa il mio corpo? Io e lui ci attiriamo. La forza è microscopica, ma una forza di gravità fra me e lui c'è. Va bene, perché c'è quella formuletta che ho fatto vedere. Ora, che ne sa il mio corpo che lui sta lì? Allora, è un problema che già Newton si era posto, non l'aveva risolto, e l'idea poteva essere, ci scambiamo qualcosa strano che non sappiamo che cosa sia, no?
Einstein invece dimostra in una maniera molto elegante che cosa succede? Che la mia massa curva lo spazio. Ora, se voi invece che su un binario dritto vi trovate un binario che gira, no? Non c'è bisogno che qualcuno mi sposti, semplicemente sto seguendo il binario. La Terra intorno al Sole gira perché il Sole curva lo spazio e quindi la Terra segue il binario, la curvatura dello spazio. Le onde gravitazionali sono una curvatura variabile dello spazio in questo senso, va bene? Quindi non provate a visualizzarla perché non si vede, bisogna fare l'analogia col caso bidimensionale. Prego. Dunque io volevo provare a chiedere, sempre da ignorante anch'io in materia, partendo dai due concetti che lei ha detto del fatto che le galassie più lontane sembrano allontanarsi più velocemente di quelle più vicine, e del fatto che quelle più lontane però sono anche quelle più antiche. Sì. Cioè noi stiamo vedendo cose più vecchie. Sì. Come si tiene conto, se si tiene conto, immagino di sì, del fatto che si dica tutto si espande, però stiamo vedendo qualcosa che succedeva miliardi di anni fa, per cui noi vediamo sì. Le più lontane che sembrano andare più veloci, ma andavano più veloci un miliardo di anni fa. Quindi non sappiamo oggi forse cosa stanno facendo davvero. Assolutamente no, perché io sto vedendo com'era un miliardo di anni fa e non so che cosa sia successo dopo. La teoria dice tutto si espande, ma magari si espande rallentando o accelerando. Quello noi siamo in grado di misurarlo e vediamo che anzi l'espansione sta accelerando. L'universo, l'espansione non sta rallentando, ma sta addirittura accelerando. E questo lo capiamo dalle misure che facciamo delle distanze via via più lontane. Negli anni nostri, diciamo, misurando... No, magari. No, non sono abbastanza vecchio. No, lo vediamo perché quando ci sono degli oggetti che noi, di cui noi possiamo misurare la distanza... Adesso mi avventuro. Come? Allora, fate fare un corso, non mi pagano abbastanza. Allora, scusate, uso un grafico se ce la fa. Allora, dov'è? Qua. Questo grafico, come l'ha fatto Hubble? Questa è la distanza e questa è la velocità, okay, degli oggetti. La velocità io come la misuro? La velocità, avete presente le ambulanze, quando vengono verso di voi, no, fanno un suono, no? Perché la velocità cambia l'onda sonora. Allo stesso modo la velocità cambia l'onda delle galassie, cambia il colore della luce, che è l'analogo della frequenza del suono. Quindi io la velocità la misuro molto bene, perché guardo il colore delle galassie e misuro molto bene la velocità. È quello che qualcuno di voi ha detto si chiama redshift. La distanza, questa è una distanza misurata come? Mica posso portare un metro per vedere quanto è lontana la galassia. Però ci sono delle stelle particolari che hanno sempre la stessa luminosità, noi abbiamo capito quanto sono e quindi vediamo queste stelle e riusciamo a misurare la distanza. Ok? Questo funziona e ci fa scoprire questa legge. Una volta scoperta questa legge, sapete che c'è? Io quando vedo gli oggetti sempre più veloci, non sono in grado di misurare la distanza, ma siccome so che stanno su questa relazione, no, un oggetto che è a questa velocità deve avere questa distanza. Okay? Quindi quando io vi ho detto stanno a una distanza di 13 miliardi di anni luce, un po' vi ho imbrogliato. Io tecnicamente misuro la velocità e con questa legge la converto in una distanza. Non ho risposto ancora. Quindi in questo senso sarei spacciato. Però ci sono non solo delle stelle, ma ci sono delle supernove che sono sempre della stessa luminosità. Allora, per queste io posso misurare la distanza anche a grandissima distanza nel tempo, no? Agli oggetti di 1, 2, 3 miliardi di anni fa, posso misurare questa distanza in maniera indipendente usando queste supernove o altre tecniche così, va bene? Degli oggetti si chiamano candele standard perché sono sempre uguali, va bene? E allora io vedo come proprio misuro la velocità, allora in quel caso è come se andassi a vedere questa legge che cosa fa a grandissime distanze.
ok? E quindi posso vedere che questa è una retta ma piega o cose del genere, ok? Quindi la realtà è che io con questi oggetti che sono candele standard, cioè che hanno sempre la stessa luminosità e quindi quando la vedo più debole vuol dire che è più lontana, posso misurare la velocità di espansione fino a epoche molto indietro nel tempo. È avvenuto certamente, ma non mi interessa, non mi interessa questo. Cioè, no, perché l'universo devo ammettere, suppongo che sia dappertutto uguale, quindi io no, vedo fin dove riesco a vedere, poi quello che è successo dopo, la luce non mi è ancora arrivata, quindi non lo posso sapere, no? Non mi è arrivata la lettera che mi ha scritto dopo. Però con l'assunzione che l'universo, certo, c'è un'assunzione sotto, l'assunzione è che l'universo sia, come noi diciamo, isotropo, cioè che abbia tutto, no? Se cominciamo a immaginare ci sono delle parti di universo, allora diventa un delirio, già, che è già sufficiente. Laggiù c'è una mano alzata? Asco. Non capisco chi parla. È là in fondo, ultima fila. Ma è lui che parla? Ok, scusi. Allora, tenendo presente questo grafico che è la legge di Hubble, mi spiega la differenza tra, diciamo, la legge di Hubble e quello che ha formulato ARP? Ah. Allora, ARP ha contestato tutto quello che ho detto stasera. Bene. E sostanzialmente ha sostenuto che non è vero che la velocità, no, che noi misuriamo corrisponda a una distanza. Perché? Perché ha trovato una serie di casi, diciamo, particolari che era, diciamo, apparentemente in contrasto con questa spiegazione. Però, diciamo, tutte le analisi successive hanno dimostrato che erano casi molto particolari in cui c'erano magari una realtà molto più complicata che veniva interpretata in modo molto semplice. Diciamo che oggi quello che vi ho raccontato, tutti gli astrofisici del mondo concordano su questa interpretazione. Allora, intanto di usare il microfono perché non la sentono e poi di abbreviare gli interventi perché ci sono tante persone. Prego. Sostanzialmente, sul mio dubbio, lei mi rispose così: caro Alberto, la teoria il Big Bang è una teoria. E questo la dice lunga. Vabbè. Pure la relatività generale è una teoria, infatti è stata dimostrata dagli esperimenti. Quindi il numero... Che c'entra questo? No. È una teoria esattamente analoga, per certi versi analoga a questa. Diciamo che quello che vi ho raccontato oggi è provato da una quantità di evidenze osservative infinita. Ed è oggi qualunque, diciamo, ci sono degli aspetti ancora controversi, ma sono, diciamo, dei dettagli rispetto a quello che ho raccontato oggi. Quindi mi spiace, Margherita era di un'altra generazione, magari avete parlato quando queste evidenze, tra l'altro non lavorava su queste cose, avrete parlato quando le evidenze sperimentali erano molto, molto minori, ma ve l'ho fatto vedere prima che c'è voluto, diciamo, no, era dopo, vabbè, ce n'è voluto per farla accettare. Fino agli anni 60 la teoria prevalente era quella dell'universo stazionario. Le cose nella scienza non cambiano da un giorno all'altro. La scienza è fatta di persone che si costruiscono la carriera su quello che hanno detto, e se domani arriva uno che dice il contrario, io no, faccio di tutto per dimostrare che avevo ragione io. Le idee nuove, siamo testardi come tutti gli esseri umani, ci mettiamo tempo. Quindi la relatività generale di Einstein, lo stesso Einstein era
col tutto il fatto che Einstein era già famoso all'epoca, era cosciente del fatto che ci sarebbero voluti molti anni per farla capire. E quindi, diciamo, tutte, no, pensate alla meccanica quantistica che è nata con Einstein nel 1905 e lo stesso Einstein 40 anni dopo non ci credeva ancora, nonostante l'avesse fatta partire lui. Quindi, come dire, la solidità di certe cose viene dimostrata e entra, diciamo, nella convinzione, non da un giornale, che perché uno fa una scoperta allora cambiamo, no? Cambiamo tutti idea dalla mattina alla sera. Quindi ci vuole tempo, insomma. Prego. Volevo fare un passo indietro sulla radiazione cosmica di fondo. So che negli ultimi anni stanno cercando di andare ben al di sotto di questo limite dei 400.000 anni dopo il Big Bang, andando ad analizzare la polarizzazione di questa, sì, radiazione, grazie soprattutto anche ai risultati del satellite Planck. Sì. E volevo sapere se sapete. Dunque, è un po' quello che dicevo prima, cioè non ci consente di andare prima, ci consente di vedere meglio l'epoca, questa epoca qua. Va bene? Quindi i nuovi satelliti, per il discorso che facevo prima, la luce che è stata emessa qua, vedete in questo cartone, credo che queste siano l'idea dei raggi di luce e questi sono gli atomi che ci sono. Si continuano a mischiare, quindi un raggio di luce viene assorbito, riemesso, ma questo una volta assorbito è perso. Va bene, continuano a essere assorbiti e riemessi, finché a un certo punto gli atomi non assorbono più la luce e la luce cammina liberamente fino a noi. Allora non c'è modo di andare indietro, perché la luce che c'era prima è stata assorbita, non c'è più modo di vederla. Quindi i nuovi satelliti, che dopo Planck adesso stiamo studiando, servono a studiare meglio questa. Va bene? Quindi a vedere i dettagli, a vedere appunto la luce polarizzata e così via. Perché? Con l'idea che le piccole increspature che noi vediamo, quindi queste piccole increspature, non è che vediamo qualcosa direttamente prima, però il dettaglio di queste increspature dipende un po' da quello che vedremo, quello che c'è prima, lo dedurremo da quello che vediamo a quest'epoca dell'universo, a parte il discorso delle onde gravitazionali primordiali. Bene, io direi, ringraziamo Adriano Fontana. Che ha molto degnamente iniziato, grazie, questa rassegna. Grazie a voi delle domande. E per tutti voi l'appuntamento è venerdì prossimo, e l'ospite sarà Guido Barbujani, che è un altro ospite che inseguivamo da un po' di tempo, finalmente siamo riusciti ad avere la sua disponibilità, famoso genetista e scrittore, e parlerà dell'evoluzione umana vista dal punto di vista del DNA, quindi ci metteremo dentro il DNA e vedremo se abbiamo avuto un'evoluzione ordinata o caotica. Buonanotte a tutti, ci vediamo. Grazie ancora.